Volevo oggi condividere con voi, in poche parole, perché poi non è che abbiamo un tempo molto lungo, quello che sarebbero le quattro no della verità, che è uno dei principi più importanti, uno degli insegnamenti di Buddha più importanti che ci sia, è quello che distingue, diciamo, la pratica del buddismo, è il primo insegnamento ufficiale che Buddha abbia dettato. E però voglio cercare di spiegarvi in un modo semplice, in modo, credo che tanti di voi avete già sentito parlare delle quattro nobili verità, sapete bene quali sono, eccetera, eccetera. Però esiste anche qua una differenza tra sentire parlare una volta, due volte, dieci volte delle quattro nobili verità e fino a che punto io riesco veramente a metterle in pratica poi dopo, no? Quindi per questo non è mai abbastanza sentire. Prima di tutto, perché vengono chiamate quattro nobili verità? Okay? Di solito noi pensiamo che quando si parla delle quattro nobili verità, pensiamo che siano come quattro cose che sono le verità, in quanto verità sono nobili. È come se le altre cose non fossero vere. Certe volte avviene questa sorta di interpretazione. Invece non è proprio così. Quando noi parliamo delle quattro nobili verità, Pappe Denpa Shi, si dice in tibetano, un po' diverso significato in tibetano, che sarebbe come quattro realtà che dagli esseri nobili vengono vissute in un certo modo. Quindi sono quattro realtà che Buddha ci spiega così come coloro che sono nobili li vedono. Ok? Quindi queste quattro verità sono quattro aspetti, quattro realtà, diciamo così, che a sua volta noi esseri comuni, che vengono chiamati esseri infantili. Chi sono gli esseri infantili? Io faccio parte di loro, però. Sono tutti gli esseri che a sua volta sono presi dalla ignoranza. Sono tutti gli esseri che ancora hanno, dipendono da, come si dice, si relazionano tramite la propria ignoranza e quindi allo stesso tempo reagiscono con avversione, desiderio, attaccamento, che hanno un'apparenza ordinaria dei fenomeni, si aggrappano a questa apparenza. In altre parole, gli esseri ordinari o esseri infantili sono coloro che soffrono. E perciò credo che la maggioranza di noi, io non posso dire tutti perché non sono chiaro gente, però credo che la maggioranza di noi che siamo qui, spero non tutti però, non è che si può sapere esattamente, comunque ci troviamo in questo. E quello che accade invece è che poi esistono quelli che vengono chiamati invece gli esseri nobili. I nobili, in tibetano vengono chiamati Pakwa, sono coloro che sono riusciti ad andare oltre il ciclo di sofferenza. Sono coloro che sono riusciti a eliminare la propria ignoranza e quindi andare oltre il ciclo della sofferenza. Eliminando le cause della sofferenza, possono in questo modo non soffrire più. Okay? E quindi questi vengono chiamati tradizionalmente gli esseri nobili. Gli esseri nobili non vengono distinti dal fatto di come sono fisicamente, dove vivono, eccetera, eccetera, ma è uno stato interiore. Uno può essere in qualunque stato fisico, per dire, e a sua volta essere un essere nobile. Dipende a sua volta dal fatto che uno abbia o no ignoranza dentro se stesso. Quindi quello che accade è, le quattro nobili verità sono quattro realtà, o sono la visione su quattro fenomeni, vista da un punto di vista degli esseri nobili. Quindi nobile, che vuol dire dal senso che è così come gli esseri nobili li vedono, che è diverso del modo come noi esseri comuni, esseri infantili, vediamo. Ok? Cominciamo dalla prima. La prima cosa è la sofferenza stessa. Ok? La prima cosa è capire che cos'è la sofferenza. È ovvio che tutti noi la sofferenza la conosciamo, non c'è nessuno qua che
Credo che non sappia che cosa sia la sofferenza e non abbia mai sperimentato la sofferenza. O allo stesso tempo non credo che ci sia nessuno che non desideri liberarsi dalla sofferenza. No? Questa è una cosa che è uguale per tutti noi. Se c'è una cosa che ci accomuna è il fatto di soffrire e di non voler soffrire. Se c'è una cosa che ci accomuna è il fatto di voler essere felici. Come viene detto anche nella Guru Puja, dice, quello che ci accomuna è il fatto che soffriamo e non vogliamo la benché minima sofferenza. Desideriamo la felicità e non siamo mai soddisfatti della felicità che abbiamo. E io aggiungo, facciamo tutto ciò che facciamo pensando che sia il meglio per la nostra propria felicità, guidati però dalla nostra propria ignoranza. No? E questo fa in modo che siamo tutti uguali, dal punto di vista, tutti noi soffriamo. Perciò il fatto che Buddha ci venga e dice guarda, la prima nobile verità è che la sofferenza esiste, a principio uno guarda, sente e dice eh sì, vabbè, è che la sofferenza esiste, che novità è questo per me? E qua però entriamo in un punto di che cosa vuol dire la sofferenza esiste dal punto di vista dell'essere nobile. Questo essere nobile come vede a sua volta la sofferenza? E la vede in un modo diverso di come la vediamo noi. Okay? Quindi, esistono quelli che vengono chiamate i tre tipi di sofferenze. Vengono chiamate la sofferenza della sofferenza, che è quella che noi di solito chiamiamo sofferenza. Poi c'è la sofferenza del cambiamento e poi c'è la sofferenza che tutto permea. Okay? Vediamo una alla volta. Il punto è il seguente. Prima di tutto, quello che noi di solito chiamiamo sofferenza, ossia quella che viene chiamata sofferenza della sofferenza, sono tutte le sensazioni che noi abbiamo, che vogliamo che finisca al più presto e che non torni più. Noi abbiamo sofferenza di corpo e sofferenza di mente. La sofferenza del corpo è la sofferenza che avviene tramite il dolore fisico, la fame, il freddo, eccetera, eccetera. Sono tutte le sofferenze che avvengono direttamente tramite il nostro corpo. Poi abbiamo tutta la parte che viene chiamata la sofferenza della mente. Le preoccupazioni, la tristezza, l'invidia, lo stress, eccetera, eccetera. No? Se noi ci fermiamo un attimino a pensare, quale sofferenza abbiamo di più? Quella della mente o quella del corpo? Io direi che nella nostra società abbiamo più sofferenza della mente che sofferenza del corpo. È vero che ci sono momenti di difficoltà economici, è vero che ci sono mille difficoltà che abbiamo, però tra di noi chi veramente soffre del corpo da un punto di vista materiale per mancanza di cibo o per non poter proteggersi dal freddo o cose di questo genere, è una cosa estremamente difficile che avvenga. Quello che succede piuttosto è il fatto di non poter ottenere quello che uno desidera, di non avere una certezza, non avere una certa stabilità, e ci sono tante altre cose che ci portano tanta sofferenza della mente. Già il fatto di riuscire a vedere questa differenza per me mi crea spazio nella mente, no? Che dal momento nel quale noi sappiamo separare le due cose, la sofferenza del corpo, è possibile avere dolore fisico e non soffrire? Sì, è possibile. No? Poco tempo fa parlavo con un amico che ha avuto una malattia per la quale, cioè, ancora questa malattia, ogni tanto vengono queste crisi, e ha dei dolori allucinanti, dolori veramente fortissimi. E lui mi raccontò che l'ultima volta che ha avuto la crisi, si trova in ospedale con tanto dolore, eccetera, eccetera, a un certo momento disse che è riuscito ad accettare il dolore e rilassarsi nel dolore stesso. E ha detto, e a questo punto è come se io non soffrisse più in quello stesso dolore. È chiaro che qua stiamo parlando di una cosa non facile di fare. Possibile. È possibile anche arrivare a certi livelli nel quale il dolore fisico è presente, però io non ho la sofferenza fisica. No? Questo mi ricordo sempre una volta che Lama Ganchen andò in Brasile, doveva andare, questo sono passati un bel po' di anni, doveva andare al dentista. E lì andò al dentista, doveva fare, come si dice in italiano, il lavoro del canale. No? Sì, doveva fare la devitalizzazione di un canale, e una cosa che fa male, no? Perciò
marciò, è andato lì, il dentista gli ha fatto l'anestesia, è arrivato la sera per dare gli insegnamenti, c'erano 150-200 persone, era tutto lì con la faccia gonfia, non riusciva a parlare bene. Ok, disse il giorno dopo doveva tornare, erano 5 giorni il dentista doveva andare di seguito, tornò il giorno dopo e disse ok, oggi niente anestesia. Il dentista disse no, non posso, scusate, no. Ha detto no, io alla sera devo andare a insegnare, non posso stare lì con tutta la gente che viene per ricevere l'insegnamento, l'iniziazione e non riuscire a parlare. Non è possibile questa cosa, no? Il dentista è rimasto, ha detto se fossi una carie te la faccio pure, ma così non si può. Ha detto no, sì. Si è fatto firmare un foglio. Ha detto qualunque cosa alzi la mano, mi fermo subito. Era lì che tremava quasi il dentista, la fa. A un certo punto si alza la mano per dire che la luce gli andava negli occhi. Al di là di questo ha fatto tutto, che il demagogo ha sempre avuto un po' fastidio con le luci. Ha fatto tutto e poi dopo la seconda seduta in questo tipo modo, la sera il dentista è andato agli insegnamenti, no? Però questo era un esempio che poi successivamente la Magaccia andava dicendo guarda, è possibile anche tramite un controllo interno avere una situazione dove avviene un dolore fisico però dove non ci sia sofferenza, ok? Però qua stiamo parlando comunque di uno sviluppo non da poco. Però in generale quello che succede è che se noi prendiamo i due tipi di sofferenza, la sofferenza del corpo e la sofferenza della mente, quale delle due è più concreta? Quella del corpo, no? La sofferenza della mente, se andiamo a vedere bene, è creata, non voglio dire completamente, anche se così penso, ma diciamo in gran parte dalle nostre menate. No? Se noi veramente pensiamo bene, la sofferenza della mente è creata da che cosa? Aspettative? Rancore? Invidia? Gelosia, attaccamento, desiderio, eccetera, eccetera. È creata da cose che noi stessi andiamo a farci mille storie e per questo che dopo rimaniamo male. Però fra un po' arriviamo a questo punto. Prima cosa è capire la sofferenza stessa. Perciò abbiamo la sofferenza del corpo e la sofferenza della mente. Questo, no? C'era un grande maestro chiamato Son Rinpoche. Da qualche parte ci sarà una foto sua di qua, uno con la barba. E anche di là nell'altare c'è, e era uno dei maestri di Lama Ganchen, e una volta ascoltando alcuni suoi insegnamenti lui mi disse nella sofferenza di due tipi, la sofferenza del corpo e la sofferenza della mente. I poveri prevalentemente soffrono della sofferenza del corpo, i ricchi prevalentemente soffrono della sofferenza della mente, alla fine si soffre ugualmente. Comunque quello che succede è questo, è una realtà che noi abbiamo. Prima cosa, quello che noi di solito chiamiamo sofferenza. E su questa non è che abbiamo bisogno di riconoscerla come sofferenza per desiderare di eliminarla, perché sappiamo già di soffrire e sappiamo già di non voler soffrire. Arriviamo al secondo tipo di sofferenza, che viene chiamata la sofferenza che cambia. La sofferenza che cambia, invece, fa riferimento a tutto ciò che ci appare come non sofferenza, ci appare come piacere, però che nel svilupparsi prima o poi diventa sofferenza. Ok? È il fatto che non esiste nessun piacere sensoriale, che più ne ho meglio sto. Qualunque cosa, diciamo che a me piace bere l'acqua, se comincio a berla mi dà piacere. Se ho sete e bevo l'acqua mi dà piacere, no? È una sensazione piacevole. Ma se io continuo a bere l'acqua, riesce a sostenere quel piacere o no? Vado avanti a bere l'acqua, vado avanti, primo litro, secondo litro, terzo litro, vado avanti, riesce a sostenere quello stato di felicità? No. Dopo di un po' diventa sofferenza. Quindi non esiste nessun piacere sensoriale che dal momento nel quale io ho quel piacere, che è una cosa bella, una cosa piacevole, proprio il proprio nome lo dice, però non esiste nessun piacere che mantenendo quel contatto io riesca a mantenere quello stato di soddisfazione e felicità. Quello non ce n'è. Qualunque cosa sia, viene una persona che vogliamo bene e ci fa una carezza, ci piace, no? Poi se continua a fare la carezza, avanti,
avanti, avanti. Arriva un certo punto, no, dipende dal nostro carattere, al massimo prendiamo la mano, ci scusi, devo andare in bagno, non lo so. Troviamo qualche scusa per uscirne. Ma qualunque cosa, sentiamo una musica che ci piace, è bellissimo. Però se quella musica va in loop e continua, e continua, e continua, e continua, e continua, e continua, c'è un'ora che diciamo basta. Ma qualunque cosa, è così. Tutti i nostri, le nostre sensazioni, i nostri piaceri sensoriali, ma non esiste neanche uno di questi che, mantenendo il contatto con l'oggetto sensoriale, l'oggetto di piacere, riesca a mantenere lo stato di soddisfazione e felicità. La stessa cosa è per le cose materiali. A tutti noi piace avere un regalo, no? Se io vengo da qualcuno e faccio un bellissimo regalo, siamo contenti, no? Io sono sicuro, se oggi all'uscita e noi diamo i 10.000 euro ognuno, siamo contenti. Però cosa succede? Quella felicità quanto tempo dura? Dipende che cosa significa 10.000 euro per ognuno. Però la realtà che accade è, se questo accade una volta, è un certo tipo di soddisfazione. Poi dopo, se questa cosa comincia a ripetersi, e dopo di un po' lo stesso denaro non ha più quello stesso valore di prima, perché più ho, meno vale. A un certo punto quello che accade è che io posso sempre ricevere più denaro, e ho bisogno sempre di più per darmi quella stessa sensazione di felicità. Non mi basta più. E anche questo, io posso ricevere tantissimo, sono contento al momento, dopo di un po', prima o poi, anche se ce l'ho i soldi in mano, prima o poi vengono fuori altri problemi. No, perché se il denaro portasse la felicità, di gente felice ci sarebbe tanta nel mondo. Da questo mondo. Però la mia esperienza personale e quello che io ho visto intorno a me è che soddisfare i propri bisogni materiali, i propri desideri più che bisogni, ancora di più, non è che porti più di tanta felicità. Riesco a avere una cosa, poi più ho bisogno. Perché alla fine dei conti, che cosa vogliamo veramente? Io voglio avere quella cosa materiale o voglio sperimentare quella sensazione di soddisfazione e gioia? Cosa vogliamo? E alla fine io voglio bere, mangiare, toccare, avere questa e quell'altra cosa? O quello che io voglio veramente è quella sensazione di piacere, di gioia, di soddisfazione interiore? Cos'è che siamo alla ricerca? La sensazione, no? Quello che siamo alla ricerca è quello stato interiore di soddisfazione, di gioia. E quello che accade è che più io proietto questo stato di felicità, di soddisfazione, di gioia in cose materiali, e più riesco ad ottenerle. Perché finché io sono un po' come, sai, il cavallo con la carrotta davanti, corro dietro la mia carrotta sempre, ogni volta che riesco a dare una leccatina alla carrotta, sono contento, sono riuscito a qualcosa, però sempre a correre dietro la stessa carrotta. Se invece mi vengono date sempre le carotte, voglio le carotte, voglio le carotte, dopo di un po' la carotta non basta più, a quel punto voglio la carotta che sia più fresca, quella lì non va già tanto bene, poi c'è la carotta di qua, poi dopo voglio la mela, poi dopo voglio questo, poi dopo voglio quell'altro, e così andiamo avanti, no? E quindi il problema qual è? Magari se io riesco a avere sempre tutte le carotte, dopo se ho 50 carotte non riescono a darmi la stessa soddisfazione che la leccatina della carota che riuscivo a avere prima. No? È assurdo, ma è vero. Perciò quello che accade è che quello che io chiamo la seconda fregatura, che la prima fregatura sono i piaceri sensoriali, nel senso che sono cose che sono belle, nulla contro i piaceri sensoriali, non c'è nessun problema nei piaceri sensoriali in se stessi. Abbiamo le sensazioni, godiamoci la vita, non è quello il problema. Il problema è credere che i piaceri sensoriali ci portano alla felicità, allo stato di gioia, equilibrio, eccetera, eccetera. Quello stato di soddisfazione. Momentaneamente, per un istante, per poco, sì. Dopo di poco non riesce a sostenere quello. Quindi proiettare la nostra felicità, il nostro stato costante, continuo di soddisfazione nei piaceri sensoriali è la prima fregatura. La seconda fregatura è proiettare la nostra felicità, il nostro equilibrio, questo stato di soddisfazione interiore, di gioia, nei beni materiali.
anche qua. Perché quello che succede è che non c'è neanche una cosa che più ho, meglio sto, che riesca a soddisfare questo stato. E la terza fregatura è la nostra immagine. Per dire, a chi non piace ricevere un elogio che qualcuno viene e dice guarda quanto sei bravo, quanto sei bello, sai fare questa cosa bene. Poi a ognuno piace una cosa diversa, a uno piace sentire quanto sei bello o bello, un altro piace dire quanto sei forte, l'altro piace dire quanto sei sensibile, l'altro piace dire quanto sei intelligente o che ne so io, a un altro piace sentirsi dire quanto sei umile, non lo so. A ognuno c'ha le proprie cose, no? Quello che accade che cos'è? Quando qualcuno ci dice quello che vogliamo sentire, ci piace, no? Quante volte che non sentiamo dire, ah scusi, mi puoi ripetere? Ovviamente questo è difficile che la persona dica quando viene detto direttamente. Però quando viene riferito a qualcun altro, tipo, sai che quella persona ha detto questa cosa di te? Spesso si sente dire, come puoi ripetere che non ho sentito bene? Non è che uno non ha sentito benissimo, però è un massaggio all'ego, no? Quindi si fa quel massaggio all'ego e uno fa piacere di sentirlo un'altra volta. E va bene, nel senso, è un'illusione, è una fregatura, però non c'è nulla di male, di cattivo in questo. Il problema qual è? Che anche qua, dopo di un po', io posso... Tante persone possono dire quanto sono bravo, carino, simpatico, umile, quel che sia, intelligente, tutto il resto che sia. Dopo di un po' ho bisogno di sempre di più riconoscimento, sempre di più, sempre di più, sempre di più. All'inizio mi basta una persona, dopo quella non basta più e quell'altra. Poi è peggio ancora, perché una volta che io ho un certo tipo di riconoscimento, se secondo me io sono bello, e se qualcuno dice che non sono bello, lì ho un problema. Come ti permetti? Non sai vedere. Perché quello che succede... È come la cosa... Se siamo, per esempio, c'è una situazione che, adesso vado a ricevere un premio, qualunque cosa, devo parlare in pubblico. Sono lì, 300 persone davanti a me. Tutti che stanno ad applaudire, dire, ah, bravo, eccetera, eccetera. No, tanti massaggi all'ego. A un certo punto succede che vedo due o tre persone lì, da qualche parte, che invece mi stanno a lanciare le bestemmie, dire no, guarda che sei cattivo di qua, di là, eccetera, eccetera. Quelle due o tre persone lì riescono a colpirmi? Sì, quasi di più che tutti gli altri 100-200 insieme. Perché? Perché visto che ho tutto quel riconoscimento, come tu ti permetti di non riconoscermi? Più forte l'attaccamento che ho verso la mia immagine, più vado a soffrire quando quello non viene riconosciuto. E questo, tra tutti gli attaccamenti, è il peggiore. È quello più difficile in assoluto da eliminare ed è quello che alla fine ci fa soffrire di più. È quello di essere riconosciuti, è quello di essere lodati. Questa è la parte che ci fa soffrire di più. È come gli altri ci vedono. Però anche qua, quello che succede è che anche questo non è mai abbastanza. Il riconoscimento che abbiamo, il rispetto che riceviamo, eccetera, eccetera, non è mai abbastanza. Quindi, quello che accade è, piaceri sensoriali ci fanno piacere? Sì. Ci portano a uno stato di felicità? Momentaneo? Sì. Beni materiali anche? Sì. Riconoscimento della nostra immagine? Anche. Però che cosa c'è di male in queste tre cose? Effettivamente nulla. Il problema avviene quando noi stessi proiettiamo la nostra felicità su queste tre cose. E pensiamo che perché io sia felice, perché io possa mantenere quello stato di soddisfazione, di gioia, io quello che ho bisogno, quindi questo stato di soddisfazione, felicità, di gioia, noi crediamo che perché io possa mantenere questo, io ho bisogno costantemente di soddisfare il desiderio relativo ai piaceri sensoriali, ai beni materiali e alla mia immagine. Costantemente. Insieme con questo, beni materiali si può allargare un po' di più, eh? Tutto quello che noi crediamo di poter possedere. Oggetti, persone. Non è unicamente solo il fatto della macchina piuttosto che il vestito.
tutto quello che noi chiamiamo mio, perché non sia del mio proprio, non sia il corpo direttamente. Poi, quello che accade è, noi proiettiamo la nostra felicità su queste tre cose, ma che in realtà non la possono sostenere. Perciò passiamo una vita costantemente a correre dietro il nostro proprio desiderio. Quello che succede alla fine, no? Si passa la vita a cercare di soddisfare questo. Quindi, quello che Buddha dice su questo punto è: guardate che questa è una fregatura. Quello che Buddha ci dice è: la realtà è che anche questi piaceri sensoriali, i beni materiali, la gioia che ci viene dai beni materiali, dal riconoscimento della nostra immagine, questo stato di felicità che noi abbiamo, in realtà questi stati di felicità e anche il contatto con questi oggetti sono della natura di sofferenza. Perché? Perché prima o poi si trasformano in sofferenza. E questo ci insegna una cosa bellissima, che è bellissima, è un po' all'inizio, la prima volta che uno sente magari può dire no, ma no, non c'era bisogno di dirmi questo, però è un po' così. Ricordiamoci che ogni qualvolta che avremo uno stato di felicità, di gioia, relativo a qualunque cosa, prima o poi si trasformerà in sofferenza. Però almeno uno si toglie davanti tutta l'aspettativa, no? E impara a godersi meglio il momento. Quello. Perché poi quello che esiste è quello che... Se no quello che succede è: sto bevendo l'acqua, mi piace, mentre la bevo sto già preoccupato come farò per ottenere di più. E non me la godo al momento. Invece no. Me la sto bevendo, ah, che piacere. Me la godo, punto. Invece di stare già preoccupati dove otterrò di più e come farò dopo per mantenerla, e di qua e di là, e come faccio perché c'è qualcun altro che pure vuole quest'acqua, quindi devo trovare il modo per tenerla solo per me, e di qua e di là. Invece no, ce l'ho in questo momento, d'accordo, appunto. Senza stare già con la preoccupazione di come mantenere quel piacere in quel senso. Uno già dalla partenza sa che i piaceri sensoriali non possono sostenere per sempre quello stato di gioia, di soddisfazione, di felicità e così via. Quindi questo viene chiamato la sofferenza del cambiamento, o la sofferenza che cambia, dipende come si può tradurre, in tibetano si dice gyurwe dumal. È quello che per me, nel mio modo personale di vedere, di tradurre, è un po' come la sofferenza della fregatura. Ossia, è dove noi abbiamo, creiamo un'illusione su qualcosa, ma che in realtà come un po' come una propaganda ingannevole, no? Crediamo che quella cosa sia bellissima, quando si va a vedere non è quello che appare. E poi c'è un'altra cosa: quando abbiamo un grande desiderio verso qualcosa, quando mai l'oggetto di desiderio dopo effettivamente ha tutte le caratteristiche di quello che abbiamo proiettato quando lo desideriamo? Raramente, di solito tendiamo a aumentarlo. Poi quando è ovvio che abbiamo quello, non è più così tanto speciale e bello come prima. Agli inizi andiamo a giustificare in mille modi il perché lo dobbiamo tenere di qua e di là. Comunque, perciò quando noi parliamo della sofferenza del cambiamento, quello che ci dà il messaggio è: non c'è bisogno e non c'è possibilità in realtà di trovare uno stato di equilibrio, soddisfazione, felicità tramite il mondo che ci circonda, tramite la soluzione della situazione perfetta, cosiddetta. Questa è una cosa che non avviene. Perché? Perché esiste la terza sofferenza, che viene chiamata la sofferenza che tutto permea. La sofferenza che tutto permea è il fatto che, in poche parole, non c'è dove scappare. Ossia, vi faccio un esempio che magari riesce a illustrare bene questo. Immaginiamo che ci appare il genio della lampada, che ci viene il genio della lampada e ci dà due possibilità. La prima possibilità è: il genio viene e ci chiede, ah, bene, desideri, dimmi tutto quello che vuoi. La casa, come vuoi, subito.
una casa, due case, tre case, quattro, cinque, dieci, tutto, senza problemi. Conto in banca? Vuoi la banca? Vuoi solo il conto? Quello che vuoi. Quello che vuoi, tutto, subito. I numeri non hai neanche bisogno di saper contare, sono troppi. Quello che il tuo corpo non ti piace? Rifacciamo tutto. Vuoi essere uomo, vuoi essere donna, quello che vuoi, alto, basso, magro, quello che vuoi, non importa. Rifacciamo tutto. Ok? Che altro? Le persone intorno a te non ti piacciono, cambiamo tutto. Il lavoro? Vuoi lavorare? Non vuoi lavorare? Vuoi questo? Vuoi quell'altro? Mettiamo tutto a posto. Ok? Però dobbiamo desiderare, dobbiamo immaginare tutto quello che vogliamo. No? Cerchiamo di immaginare per un attimo tutto quello che io vorrei materialmente per essere felice. Mettiamo lì tutto perfetto. Bene. Fatto questo, vieni il prossimo genio. Il genio ci dà la seconda possibilità. Lo stesso genio ci dà la seconda possibilità. La seconda possibilità, il genio dice, ok, questa è la prima possibilità. Particolare. Nella prima possibilità puoi cambiare quello che vuoi esternamente, però interiormente non puoi cambiare nulla. La seconda possibilità che io ti do, ci dice il genio, è guardate, il corpo continua quello che c'hai. Bello, brutto, grande, piccolo, quello che sia, è quel corpo che hai. La casa, che c'hai la casa, che non c'hai la casa, che è in affitto, che c'hai il mutuo, che è grande, che è piccola, che non importa. Conti in banca, che siano tanti numeri, neri o rossi, è quello che è. Alla fine dei conti, materialmente rimane tutto uguale, così com'è. Le persone che ci abbiamo intorno sono quel che sono. È quello. Però, cosa ci offre la seconda scelta, il genio? Nella seconda scelta, il genio ci dice, bene, quello che io ti offro è che tu puoi essere pieno di soddisfazione, amore, compassione, concentrazione, generosità, umiltà, gioia, libero dalla rabbia, dall'invidia, dalla gelosia, dall'arroganza, dall'avarizia, dalla ignoranza. Immagini quello che vuoi essere interiormente e puoi esserlo. Quale dei due andiamo a scegliere? Non è che ci vuole molto per scegliere il secondo. C'è chi mi chiede, non posso avere sia il primo che il secondo. Se noi chiediamo che vogliamo sia il primo che il secondo, vuol dire che in verità vogliamo il primo, perché non ci fidiamo più di tanto del secondo. Perché? Perché crediamo ancora che per essere felici ho bisogno del primo. Ok? Però non è che ci vuole moltissimo per arrivare a capire che il secondo è meglio. Ok? Quindi quello che accade, la sofferenza che tutto perde, è il fatto che non c'è dove scappare, perché ovunque vada io porto me stesso. Posso andare, che ne so, a vivere in qualunque posto. Vogliamo andare al monastero. Io ho già visto questo. Io ho già visto tre casi di persone che sono scappate dalla vita in Occidente, complicata, quel che fosse, sono andati in monastero, pensando di arrivare al paradiso. Peccato che sono portati se loro stessi insieme, no? Perché quello che succede è che le solite, quando arrivi al primo momento è tutto bello, va tutto bene. Il monastero non è paradiso per nulla, però non è quello il fatto. Quando uno arriva in un posto che per sé è bello, arriva, ah, che bello, va tutto bene, che meraviglia, sta bene. Dopo di un po' cosa succede? Le stesse dinamiche si cominciano a ripetere. Le stesse di prima, uguali, identiche. Le paure, l'invidia, la gelosia, la rabbia, l'arroganza, e di qua, e di là. Uguale, uguale, uguale. Perciò, e non solo le stesse dinamiche, la stessa sofferenza. Quindi non c'è un posto dove scappare, non c'è un luogo, non c'è un angolino nell'intero universo dove uno possa scappare. Perché quello che accade, la sofferenza che tutto permea, che cosa vuol dire? Vuol dire che io, in quanto essere, sono composto di corpo e mente. In quanto che io continuerò ad avere ignoranza e di conseguenza egoismo e di conseguenza attrazione e avversione che si manifesta nella forma di desiderio, attaccamento, rabbia, gelosia, invidia,
rancore, odio, eccetera, finché io avrò questo, io mi relazionerò con tutto il mondo che mi circonda tramite questo. Noi siamo incapaci di percepire qualunque fenomeno indipendentemente da noi stessi. Quindi quello che accade è che noi finiamo per inquinare ogni cosa che vediamo, ogni cosa con la quale ci relazioniamo. In che modo? Con la nostra propria ignoranza, con il nostro proprio egoismo, con il nostro proprio attaccamento, con il nostro proprio desiderio, la nostra propria rabbia e così via. Finiamo per inquinare ogni cosa. Non vi è mai successo di essere arrabbiati per qualcosa che succedesse? E per qualche ragione sono arrabbiato perché una cosa in particolare, sono davanti a un'altra che non c'entra nulla e la vedo male anche quella? E mi relaziono negativamente anche con quella? Che ne so, uno è arrabbiato per un problema al lavoro, dopo arriva a casa con i figli, piuttosto che il marito o la moglie si arrabbia anche lì, ma in realtà non ce l'aveva con loro. Normale. Perché si dice che come se io mi metto degli occhiali rossi, il mondo mi appare rosso. Perciò quello che accade è che noi abbiamo degli occhiali davanti, che è quello dell'ignoranza, è quello dell'egoismo, che di conseguenza, no, abbiamo tanti estratti, il primo è l'ignoranza, di conseguenza c'è l'egoismo, dall'egoismo c'è attrazione, avversione che si manifesta in desiderio, attaccamento, rabbia, gelosia, invidia, eccetera, eccetera. Quindi quello che accade è che noi proiettiamo questi nostri veleni mentali nel mondo che ci circonda, vediamo il mondo tramite questi nostri veleni mentali e quindi ovunque io andrò ci sarà qualcosa che non andrà bene. Perciò finché io non trasformo me stesso non esisterà mai la possibilità di uno stato di costante gioia, felicità, soddisfazione. Okay? Quindi questi sono i tre livelli di sofferenza. La sofferenza della sofferenza, ossia la sofferenza del corpo e della mente che noi di solito chiamiamo di sofferenza. Bene, questo è facile. La sofferenza del cambiamento, questa è un po' più difficile, perché vuol dire vedere quello che noi di solito vediamo come piacere, che anche questo è della natura di sofferenza, ossia è inutile stare a prendere rifugio tutta la mia vita in qualcosa che in realtà non riuscirà a sostenere il mio stato di felicità. E la terza è la sofferenza che tutto permea, è il fatto che è inutile cercare una soluzione comunque fuori, ovunque sia, finché io stesso sarò inquinato, per modo di dire. Ok? Bene. Questo molto brevemente, perché poi se volessimo andare più in dettagli possiamo passare delle ore solo sulle prime tre tipi di sofferenza. La seconda nobile verità. La sofferenza ha una causa. E qualcuno potrebbe dire grazie. Che novità è questa? È chiaro che la sofferenza c'ha una causa, non vedi come sto male? È perché questa persona mi ha detto questo, è perché quell'altro ha fatto quell'altro, è perché guarda il governo cosa fa, e guarda che oggi non c'è più inverno, ieri due settimane fa, una settimana fa faceva meno 20, adesso ci sono 30 gradi, e com'è questa storia? E guarda che c'è il problema che ne so io, ed è perché ci sono le tasse, e perché c'è questo, e perché c'è quell'altro, e perché c'è quello che mi ha guardato storto, e perché c'è quello che ne so io. No, mille cose, mi fa male di qua, e c'è quello di là. È ovvio che ci sono le cause della sofferenza. Chi è che vuole soffrire? Nessuno. Quindi perché dovevo soffrire se non ci fossero le cause? Questo è quello che noi di solito vediamo. E una cosa molto importante per noi da capire è che tutto questo non deve essere visto in un modo intellettuale unicamente. Dobbiamo osservare come noi ci relazioniamo nella vita di tutti i giorni profondamente. Noi quando soffriamo nella vita di tutti i giorni, e ogni tanto accade, dov'è che puntiamo il dito? Sulle cose che ci stanno intorno, no? Sulle persone che ci stanno intorno, sulla situazione economica, sulla situazione dell'ambiente, o perché fa troppo caldo, o perché fa troppo freddo, perché questo ha reagito in questo modo, quell'altro ha reagito in quell'altro, e perché non sei felice con tutto quello che ti ho fatto. No? Sono mille ragioni per le quali noi stessi soffriamo. E di solito siamo prontissimi a puntare il dito addosso a qualcuno e qualcosa. Siamo pronti, siamo bravissimi. Buddha ha detto no.
quando si parla della nobile verità della causa della sofferenza, com'è che l'essere nobile vede la causa della sofferenza? Dice, la causa della sofferenza, o le cause della sofferenza, non sono i problemi esterni, ma sono quelli che vengono chiamati ignoranza, desiderio attaccamento e avversione e rabbia. Ok? Quindi desiderio attaccamento vediamo come uno, avversione e rabbia come uno, anche. Quindi sono i tre. Cerchiamo di fare un altro esercizio simile a quello del genio, della lampada. In questo caso invece è un po' nel modo inverso. Prendiamo tutte le cause di sofferenza, tutte le cose che ci fanno soffrire, ok? Immaginiamo davanti a noi tutte le cose che ci fanno soffrire come un'enorme montagna. Dipende di quello che abbiamo, no? Per alcuni sono di più, per altri sono di meno. Prendiamo gli atteggiamenti delle persone che non ci piace, prendiamo i problemi economici, i problemi fisici, prendiamo qualunque cosa ci sia che ci fa soffrire, gli oggetti di desiderio che non riusciamo ad ottenere, le cose che non vorremmo avere invece ce le abbiamo, tutte le cose che ci siano li visualizziamo davanti a noi. Okay? Queste sono le cause della mia sofferenza, così come io vedo di solito. A questo punto, una volta che abbiamo stabilito questo davanti a noi, togliamo quindi l'egoismo, togliamo la nostra propria rabbia, togliamo il rancore, togliamo l'attaccamento, togliamo via il desiderio, togliamo via l'invidia, la gelosia, tutto questo, perché sì, la causa della sofferenza è quello, dovrei continuare a soffrire ugualmente, no? Ma continuiamo a soffrire ugualmente o no? No. La realtà è che nel momento nel quale io già comincio a togliere le aspettative che creo, comincio a togliere la idealizzazione che ho sugli altri e sulle situazioni, comincio a togliere l'attaccamento, la paura, l'insoddisfazione, gran parte della montagna è già crollata. Quando ho tolto poi l'egoismo e l'ignoranza non è rimasto nulla. Quindi quello che Buddha ci ha portato è che effettivamente ciò che ci fa soffrire non sono le situazioni intorno a noi, ma è il modo come noi ci relazioniamo adesso. Okay? Non è facile da accettare. Non è una cosa che uno dice, vabbè. E allo stesso tempo non è neanche facile da capire profondamente. Ci vuole tempo, ci vuole riflessione. Però cerchiamo di arrivare un pochettino. Cerchiamo di capire un attimino il meccanismo di questa sofferenza, di come avviene, no? Da quando siamo piccoli, okay, sperimentiamo sensazioni. Abbiamo sensazioni di piacere e abbiamo sensazioni di sofferenza. Quando abbiamo una sensazione di piacere, qual è la nostra reazione adesso? Voglio di più. No? Quando abbiamo una sensazione di sofferenza, voglio che smetta. Man mano che andiamo avanti nella nostra vita, già da quando siamo bambini piccoli piccoli, cominciamo a imparare queste cose in questa vita già dal momento che si nasce, cominciamo a relazionare che cosa mi fa star bene e che cosa mi fa soffrire. E quindi quello che accade è che mentre sviluppiamo questo cominciamo a creare un po', come si dice, fare le nostre proprie scelte, creare innanzitutto le nostre proprie aspettative. Quindi cominciamo a creare, visto che quella cosa mi fa felice, perché io sia felice ho bisogno tanto di quella, ho bisogno di quest'altra. Poi ci abbiamo tutta la parte che man mano che noi cresciamo ci vengono, diciamo, inculcate tante idee di che cosa abbiamo bisogno per essere felici. Ci viene data tutta un'idea di che cosa vuol dire la felicità.
Piano piano, se noi andiamo a vedere, basta vedere nei giorni d'oggi la pubblicità da bambini, le favole. Sono tanti modi nel quale si va a passare l'idea di che cosa vuol dire essere felici, di che cosa abbiamo bisogno per essere felici, in qualche modo. E quello che noi piano piano andiamo a fare è di creare una idealizzazione di quello che io ho bisogno, di quello che io voglio essere. Perché in fondo, quello che tutti noi vogliamo semplicemente è essere soddisfatti, ed essere in armonia, non essere in conflitto, essere in uno stato di gioia interiore, è quello che vogliamo alla fine. Però quello che succede è che cominciamo gradualmente a idealizzare situazioni, persone, idealizzare noi stessi, su che cosa io devo essere per essere felice, che cosa gli altri intorno a me devono essere, come devono essere, cosa devo avere, cosa non devo avere. E man mano che andiamo avanti, per ottenere queste cose facciamo una grande fatica, poniamo uno sforzo. Quando c'è qualcosa che non ci fa ottenerle, creiamo distanze. E quando non riusciamo a ottenerle, soffriamo. Okay? Se noi riuscissimo per un attimo, okay, a semplicemente vivere il presente, in questo istante, togliendoci dalla mente tutto quello che è già avvenuto e quello che magari succederà, perché nessuno è certo di quello che veramente accadrà domani, no? Se riuscissimo per un attimo semplicemente a rilassarci nel momento presente, la sofferenza rimane la stessa o gran parte della sofferenza non c'ha più una base sulla quale appoggiarsi? Vedremo che gran parte della sofferenza che abbiamo non ha più una base sulla quale appoggiarsi. Perché quello che accade è che spessissimo soffriamo per quello che voglio avere, per quello che voglio essere, per quello che voglio evitare. È chiaro che dobbiamo comunque avere una mente verso il futuro, prepararci, lavorare, eccetera, eccetera, per evitare certi tipi di situazioni e per creare altri. Non è che non dobbiamo avere nessun tipo di progetto nella vita e basta vivere il presente vuol dire non curare il futuro. Non è questo, eh? Però quello che succede è che costantemente crediamo che la nostra felicità dipenda da queste situazioni esterne. E che allo stesso tempo la situazione esterna esista unicamente in dipendenza di se stessa. Ossia, non prendiamo in considerazione che quando io vedo una persona, quando mi relaziono a una situazione, il modo come io vivo quella persona, il modo come io vivo quella situazione dipende da me. È la persona, è la situazione. Quindi ci troviamo in una sorta di costante ricerca di questa situazione perfetta. Perciò questa costante ricerca nasce dal desiderio di non soffrire, nasce dal desiderio di essere felice, okay? Che in se stesso va bene. Non c'è nulla di male in voler essere felice e non voler soffrire. Il problema dov'è? È il modo che noi facciamo per ottenere questo stato di felicità. Facciamo un esempio molto semplice. Perché uno si arrabbia? C'è qualcuno qui che piace arrabbiarsi? Non credo. Io mi ricordo una volta parlando con bambini. C'erano più o meno tutti di 4-5 anni, qualcosa del genere, che sono venuti fare una scuola, no? E stavo parlando delle quattro nobili verità. Arrivato a un certo punto ho chiesto: e la rabbia, vi arrabbiate? Sì. Come vi sentite quando vi arrabbiate? Bene o male? Male. Bene. Fisicamente come vi sentite? Rilassati o tesi? Tesi. Che cosa succede a quel punto? E ho chiesto ai bambini: e perché vi arrabbiate? Boh. Non sapevano mica rispondere, no?
detto, no, ma si è detto, se non vi piace, perché lo fate, no? E non sapevano bene rispondere il perché. La realtà è che non piace a nessuno arrabbiarsi. Non fa bene a nessuno, è una delle cose peggiori che possiamo fare. Adesso non entro adesso nei dettagli su questo, però con la rabbia distruggiamo noi stessi, distruggiamo le persone che stanno intorno a noi, distruggiamo le amicizie. È una cosa un po' dura quella che sto per dire, però io ci credo, per quello lo dico. Ogni volta che io agisco con rabbia, con violenza di conseguenza, a una persona che io amo, sto aumentando la distanza tra me e lei. Ogni volta. Questo. Ogni qualvolta che io dico una parola con rabbia, con violenza verso la persona, tra me e quella persona sto aumentando la distanza, sto creando distanza. Perché quando una persona agisce con rabbia verso di noi, anche se dopo diciamo vabbè dai non era nulla, tanto eri nervoso, eri stanco di qua e di là, da qualche parte rimane qualcosa o no? Rimane. Questo qualcosa che rimane accumulato negli anni ha un suo effetto, no? Perciò stiamo attenti. Comunque, questo è un altro punto, un'altra volta possiamo parlare di questo in più dettagli. Il punto di adesso è, perché uno si arrabbia? Io, di solito cosa rispondo? No, ma io mica mi arrabbio, mica è colpa mia se mi arrabbio. Mica ho voglia di arrabbiarmi. Non mi sento bene. Io mi arrabbio perché quello ha fatto, perché l'altro ha detto e di qua e di là. Ok. Quello ha fatto questo, l'altro ha detto quell'altro, questo non è giusto, quell'altro è scorretto, c'è questa, quella, quella e quell'altra situazione. Bene. E perché ti arrabbi? Se non ti fa arrabbiare, come fai? No, il punto non è questo. Il punto non è se uno ti fa arrabbiare. La domanda è perché mi devo arrabbiare? Perché la domanda è, se la risposta perché mi arrabbio è perché quello fa questo, quell'altro fa quell'altro, quell'altro fa quell'altro ancora, non è una risposta abbastanza. Perché la domanda è, con la rabbia vado a risolvere quella situazione? No. Con la rabbia riesco a fare in modo che la situazione non ci sia più? No. Per dire, se io esco oggi, no? E vedo lì e c'è che ne so, mia macchina tutta graffiata, o succede qualunque altra cosa, mi arrabbio, la macchina si mette a posto? Mi arrabbio che quella persona mi ha chiamato in un certo modo, mi ha parlato in un certo modo, mi arrabbiando mi metti la cosa a posto, la persona viene a chiedermi scuse e dopo e sinceramente dice guarda ho sbagliato. No, rabbia porta violenza, violenza porta più violenza. Quindi la realtà che succede che cos'è? Già non basta la situazione che stiamo vivendo che non ci piace, andiamo a reagire in un modo che aumentiamo pure la sofferenza. Perché quello che accade è questo, eh? La situazione non mi piace, mi arrabbio, quindi mi porto con me quella cosa, arrivo a casa, ce l'ho ancora come, no? Quella persona mi sta antipatica, mi ha detto questo, mi ha fatto quell'altro, poi la porto a casa, la porto a cena, la porto al cinema, la porto a letto dopo a dormire, nei sogni, nei viaggi, nelle vacanze. Che bene facciamo con questo? Nulla. Quindi il punto è, il punto che voglio arrivare, che in realtà non esiste nessuna ragione nel mondo per arrabbiarsi. Questo non vuol dire non risolvere il problema, questo non vuol dire non affrontare la difficoltà. Le difficoltà ci sono, devono essere affrontate, i problemi ci sono, devono essere risolti. Benissimo, certe volte se questo richiede anche una certa forza, una certa determinazione, va bene. Da questo alla rabbia sono due cose diverse. La rabbia è un sentimento comunque interno di voler distruggere, di voler far del male all'altro. E questo facciamo del male a chi? Prima di tutto noi stessi. Ok? Quindi quello che accade è che le nostre reazioni, come la rabbia, non fanno altro che farci soffrire. Non è che vanno a risolvere la situazione o fanno che le cose siano migliori. E questo nasce da questa nostra, nasce da proprio l'ignoranza, questa ignoranza nella quale noi abbiamo diversi tipi di reazioni che abbiamo queste reazioni perché vogliamo essere felici, perché vogliamo allontanare ciò che ci fa soffrire e vogliamo ottenere ciò che ci fa
felici, ciò che ci porta alla felicità. Però alla fine, con la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, l'avarizia, eccetera, diventiamo più felici o soffriamo di più? Soffriamo di più, no? Eccoci. Allora arriviamo alla... qua deve essere la quarta nobile verità. Passiamo prima alla terza. Perché la domanda che uno si fa è la seguente. Bene, ho capito. La causa della mia sofferenza non sono le situazioni intorno a me. È ovvio che se fossero diverse non dispiacerebbe a me. Però accetto che non sia la causa esterna. In realtà dobbiamo accettarlo profondamente dentro di noi. Quello fa parte del percorso, ok? Però il primo punto è questo. Il secondo punto è quello di capire, ok, le cause della sofferenza sono interne. Non devo stare a incolpare le altre. Le cause della sofferenza sono due. Veleni mentali e karma. Karma vuol dire azione. Io, dalla rabbia, gelosia, invidia, eccetera, cosa faccio? Agisco. Parlo. Faccio delle decisioni. Penso. Ogni azione che io faccio, che cosa succede? Porta, prima o poi, un risultato. Su chi? Su di me. La vita che noi abbiamo oggi è una conseguenza di tutto quello che abbiamo fatto fin da oggi. In questa e in altre vite. Perciò quello che accade è, le due principali cause della sofferenza sono i nostri propri veleni mentali, quindi ignoranza, egoismo, rabbia, avversione, attaccamento, desiderio, gelosia, invidia, paura, eccetera, eccetera. Adesso non sto qua a entrare nei dettagli sui veleni mentali, ok? Oggi facciamo una visione più globale su tutto ciò. E le azioni che noi facciamo da questi. Azione porta risultato. Causa porta risultato. Ok? Perciò, da un lato siamo liberi di fare tutto ciò che vogliamo. Da un altro, siamo liberi dovendo però pagare le conseguenze. No? Come? Io sono libero di fare un'infrazione con la macchina, no? Dopo pago la multa. Non è che il vigile non lo puoi fare. Lo fai, paghi la multa. Quello che voglio dire è, noi siamo liberi di scegliere quello che vogliamo, solo che non siamo liberi dalle conseguenze delle nostre proprie azioni. Ok? Bene. Terza nobile verità. Viene chiamata la verità della cessazione. E questo è un punto non importante, ma di più, è essenziale. È uno dei punti che all'inizio spesso non viene data tanta importanza, ma che per me è uno dei più importanti in assoluto. Avviene nel seguente modo. La prima nobile verità è vista come vedere il sintomo, riconoscere di essere ammalati. La seconda nobile verità, riconoscere le cause della malattia. La terza nobile verità è riconoscere il nostro proprio potenziale di guarigione. E la quarta nobile verità, che è la verità del sentiero, è il percorso di guarigione. Perché io andrò mai dal medico se non mi sento malato? Difficile, c'è chi lo fa, per carità, però è una cosa abbastanza difficile, no? Di solito perché vado dal medico? Perché mi sento malato. Perché io mi sento malato, cosa ho bisogno di avere? Un sintomo. Se non c'è il sintomo, difficilmente andrò. Abbiamo dei sintomi? No? Diciamo Buddha è il nostro medico. Abbiamo dei sintomi? Sì, qual è? Sono insoddisfatto. Soffro. Questo è il mio sintomo principale. Andiamo da Buddha e diciamo, guarda Buddha, sai, il mio problema è che io sono insoddisfatto, che io soffro, ovunque vado, non è mai abbastanza. Quello che succede, alla fine finisco a litigare, poi non sono contento, poi creo mille conflitti, e di qua, e di là, eccetera. Raccontiamo tutta la nostra storia, tutti i nostri problemi, eccetera, eccetera. Buddha ci guarda e dice, sì, sei ammalato. E dimmi che cosa ho. Si chiama egoismo, che nasce a sua volta dalla ignoranza. E quindi quello che succede è che diciamo, ok, bene, ma qual è la prossima domanda? Ma si può guarire? Perché avere una diagnosi di una malattia che non si può guarire, certe volte è meglio non sapere.
Ma dice, sì, almeno fammi vivere nella mia illusione di cercare di essere felice, no? E qua entra la terza nobile verità, che è la verità della cessazione. Io, quando avevo circa 18 anni, un po' di meno, è stato tra i 17 e 16, più o meno, io ho una memoria temporale molto vaga. Però più o meno da quell'età lì avevo più o meno tra i, un po' di meno in realtà, tra i 16 e i 17, 18 anni, più o meno quel periodo lì, sono andato in crisi. Ero in monastero. Ho cominciato a studiare la filosofia buddista in un modo abbastanza più approfondito. È arrivato a un punto nel quale io mi sono detto, aspettate un attimo, ma questa cessazione è troppo difficile. Ma chi ce la fa? A uscire dal ciclo di sofferenza, a raggiungere l'illuminazione, ma chi ci crede? Parlavo con me stesso. Dicevo, credevo nel senso di dire sì, i grandi maestri del passato, nelle condizioni che avevano e tutto il resto, ma se io guardo a me, guardo quello intorno a me, innanzitutto guardando me stesso, mi sembra una cosa troppo difficile. E quindi la crisi che ho avuto era quella di dire, ok, ho lasciato la mia vita in Brasile, tutto quello che c'avevo, sono andato a vivere in monastero quando avevo 12 anni. La mia vita era tutta direzionata lì e adesso non credo nell'obiettivo. Sono messo male. Perché il mio obiettivo non è mai stato diventare buddista. Il mio obiettivo non è mai stato avere una posizione nell'istituzione buddista. Il mio obiettivo non è mai stato essere un insegnante o qualunque cosa di questo genere. Il mio obiettivo era quello di uscire dal ciclo di sofferenza. Quella è la ragione per la quale sono andato lì principalmente. Ma era un significato a questa vita. E io sono una persona che sono un po' lenta, nel senso, prima di prendere una decisione, prima di avere una conclusione finale, voglio osservare, dare spazio alle cose, diversi punti di vista, eccetera, eccetera. Poi una volta che la prendo, cambiarla ci vuole anche il suo tempo. Quindi lì sono andato a osservare, ho parlato con diversi maestri, eccetera, eccetera. E la domanda che io facevo era: ma è possibile o non è possibile? Innanzitutto, che cos'è questa liberazione dal samsara? Che cos'è questa illuminazione che tanto si dice? Ed è fattibile o no? Ho parlato con diversi maestri. Ho parlato prima con Lama Ganchen, poi ho parlato con Sua Santità Dalai Lama, poi ho parlato come principale maestro di filosofia Geshe Thubten Rinpoche. Faccio un riassunto dei tre, che sono quelli che mi hanno aiutato di più in questo percorso. Per prima cosa, quello che accade è, non è una cosa che accade dal giorno alla notte. Non è che uscire dalla sofferenza è che vai lì, fai mille cose, da un giorno all'altro, ah, sono illuminato. Non è come accendere la luce. È un percorso graduale. Il percorso graduale avviene con dei piccoli passi, piano piano, sempre di più nella direzione dell'obiettivo che uno vuole raggiungere. Questa è la prima cosa. Secondo punto, che cos'è questo stato? È uno stato nella quale si va a eliminare completamente i propri veleni mentali, quindi rabbia, gelosia, invidia, arroganza, desiderio, attaccamento, ignoranza e così via. E sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale, quindi amore, compassione, pazienza, stabilità, equilibrio, umiltà, eccetera, eccetera. Saggezza. Il terzo punto, importantissimo, il mio maestro chiedeva: bene, è possibile diminuire la rabbia? Sì. Io ho visto in me stesso, ho visto in persone intorno a me che sono riusciti a diminuire la loro rabbia. Sono persone che prima la stessa situazione gli avrebbe fatto avere delle reazioni fortissime ed oggi quasi non hanno più nessun tipo di reazione. Ossia, è possibile diminuire la rabbia. Ci vuole sforzo, ci vuole dedicazione, eccetera, eccetera, però è possibile. Ho detto bene. E l'attaccamento è possibile diminuirlo? Sì. L'invidia, la gelosia, la ignoranza. È possibile diminuire. Ogni volta che apro più la mia mente per una cosa nel modo giusto, diminuisce l'ignoranza, no? Ignoranza vuol dire non vedere.
La propria parola ignoranza in sanscrito è avidya. In sanscrito vedere si dice vid, che è la radice della parola vedere, vedere, che è vid in sanscrito. Perciò ignoranza è il non vedere. Quindi ogni volta che vedo qualcosa in più, ho eliminato l'ignoranza. Ho sviluppato la saggezza. Perciò è possibile eliminare, diminuire l'ignoranza. È possibile sviluppare più saggezza. Il mio maestro mi chiese, è possibile amare una persona in più? Sì. È possibile amare in un modo più puro? Sì. È possibile essere più generosi? Sviluppare più equilibrio, più concentrazione, più umiltà. Chiaro che questo è possibile. Quindi è possibile eliminare ancora di più la rabbia. È possibile eliminare ancora di più l'attaccamento. È possibile amare ancora di più, essere ancora più generosi, essere ancora più umili. Qual è il limite di questo? Qual è il limite che noi abbiamo per eliminare la rabbia? La rabbia stessa, quando si... Il nostro limite è quando finisco di eliminare la rabbia, quello è il limite che ho. Ossia, è possibile, e questo lo possiamo vedere dalla nostra propria esperienza, è possibile eliminare i nostri veleni mentali in un processo graduale, ed è possibile sviluppare sempre di più le nostre qualità. E questo, da questo arriviamo a questa terza nobile verità, che è ognuno di noi può uscire dal ciclo di sofferenza. La nostra capacità di guarire. Adesso qua accennerò un punto velocemente che per alcuni magari darà molta chiarezza e per altri non vorrà dire nulla, ok? Però non mi metto ora per spiegarli in modo dettagliato. Però il miglior modo per comprendere la terza nobile verità, in realtà, è il fatto che per quale ragione, o meglio, comincio da un'altra parte, perché questo è un punto importantissimo, anche se ci vuole un attimino, è un punto molto importante sul quale si fa tanta confusione. Avete mai sentito dire che la nostra natura è pura? Si dice, no, la nostra natura è pura, tutti noi abbiamo la natura buddhica, la natura di Buddha dentro di noi, eccetera, eccetera. Ok? Sì. Qualcuno dice, tutti noi siamo un Buddha e non lo sappiamo. Se così fosse, saremmo un Buddha un po' ignorante. Un Buddha che è un Buddha che non sa neanche di esserlo, voglio dire. Quello che accade è questo. Spesso ci chiediamo, ma io sono ignorante, ho l'egoismo, l'attaccamento, la rabbia, ma quando è cominciato tutto questo? No? Una domanda che tutte le religioni si sono poste. Ma chi è il colpevole che ha fatto tutto questo accadere? Da dove comincia tutto questo? E quello che accade è che quello che Buddha ci dice è che non c'è un inizio. È come un cerchio. Se tu ti prendi un cerchio e dici qual è l'inizio del cerchio? Non lo trovi. Perché non c'è un inizio? Tra altre ragioni. Innanzitutto, se ci fosse un inizio, io dovrei avere qualcosa che è a sua volta una causa, ma non è un risultato. La causa primordiale. E questo non è possibile, perché questo sarebbe un fenomeno permanente a sua volta. Questa è la prima cosa. Ma uno dei punti importanti in questo, senza entrare in mille dettagli ora, è il fatto che se noi ci chiediamo, perché c'è chi dice no, ma è nella natura umana arrabbiarsi. È nella natura umana essere con l'attaccamento, il desiderio, l'avversione, l'arroganza, eccetera, eccetera. Da quando sono nato sono così e io dovrò sempre essere così. Quello che pensiamo. Se tu mi chiedi da quando sei nato sei così, sì. Da quando sono nato sono così, sì. E la vita passata anche, e quella prima anche, e quella prima anche, e quella prima anche, e quella prima anche, così possiamo passare tutta la notte a parlare. Andare indietro. Lui dice, e se sono sempre stato così? Così perfettamente uguale? No, però più o meno. Un po' di più, un po' di meno, l'ignoranza c'è sempre stata lì. E uno si chiede, quindi non è possibile uscirne? No, è possibile uscire. Perché? Perché quello che è la nostra natura pura, quello che è la nostra natura buddhica, viene chiamato, quello che viene chiamato la nostra natura pura, è quello che sarebbe il vuoto di esistenza inerente di noi stessi.
il vuoto di esistenza inerente della nostra propria mente. Che cosa vuol dire questo? In pochissime parole. Vuol dire che noi non esistiamo come esseri ignoranti, indipendentemente da cause e condizioni. Non è che noi esistiamo in modo inerente in quanto ignoranti, in quanto esseri con rabbia. La rabbia non esiste in noi stessi come qualcosa di inerente permanente. Ma la rabbia dentro di noi stessi è un fenomeno che è interdipendente con tutti gli altri, interdipendente con noi stessi, che si può modellare, che si può eliminare. La nostra mente, nella sua vera natura, qual è la sua natura? Che è vuota di un'esistenza inerente, che è interdipendente. E perciò si può rimodellare in tanti modi diversi. Non è che deve essere per forza così come è per sempre. Perciò è possibile eliminare la rabbia, è possibile eliminare l'ignoranza, è possibile eliminare l'egoismo. Però finché io non credo in questo profondamente, finché io non credo in me stesso, ditemi voi, quando mai riuscirò a realizzare la quarta nobile verità che è il sentiero? È la stessa cosa, vado dal medico, il medico mi dice, sai, c'è una malattia, è una malattia cronica, perciò ci vuole tempo per guarire. E per guarire questa malattia devi cambiare il tuo modo di mangiare, devi cambiare il tuo modo di agire, devi cambiare il tuo modo di vestirci, perché prendi freddo, perché è troppo caldo, perché che ne so io, devi fare questo esercizio, devi fare quell'altro. Ma se io non credo nella mia capacità di guarire, farò tutte quelle cose? No, eh? Perché? Perché spesso per noi il processo di guarigione ci sembra più sofferente che la malattia stessa. Ma no, ma quella amara, quella medicina è così amara. Ma chi me la fa far prendere quella roba lì? Se un medico viene da me e dice, come già succede, deve fare gli esercizi, ci penso 10 volte prima. Anche se mi so. E il punto è che siamo testardi a un livello. Perché è la stessa cosa, eh? Io per esempio, io so benissimo che devo fare gli esercizi. Okay? Mi hanno già cercato di convincere in tutti i modi possibili. Mi hanno già convinto che è importante. Domanda, li faccio? No. Perché, se volete, la lista delle scuse è lunga. Ma vi confesso, sono scuse. Perché? Perché da qualche parte, lì in fondo, ancora, c'è quella cosa che vede la soluzione, la medicina, la soluzione più sofferente del problema stesso. Perciò non avviene. Questo è un problema. Ma l'altro, e quindi che cosa sarebbe bisogno in questo caso? Riconoscere di più il problema. Finché io non ho chiarezza della sofferenza, finché la sofferenza non è chiara per me, è una cosa proprio palese davanti a me, non metterò lo sforzo per uscirne. Finché non vedo una situazione che vedo, sono messo male, ma veramente, non metterò lo sforzo per cambiare, per uscire da quella situazione. E il problema è quando io vedo che sono messo molto male, vedo che c'è una situazione che non va assolutamente bene, però non credo nella mia capacità per uscirne. O perché io credo che debba dipendere da qualcuno, o perché io credo che non sia possibile. Ed è quello che spesso accade nel sentiero spirituale. Noi vogliamo essere diversi, vogliamo avere un'attitudine diversa. Ci sono tanti aspetti che man mano che andiamo a studiare la filosofia, man mano che andiamo a leggere, ad approfondire, ci sono tanti aspetti che vogliamo, ah, guarda quanto io vorrei essere diverso, vorrei sviluppare più amore, essere più compassionevole, vorrei avere più concentrazione, essere più equilibrato, essere meno volubile con le cose che accadono, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ma no, ma guarda, io con l'educazione che ho avuto, con quello che ho vissuto, ma figuriamoci che ce la faccio. Così incostante come sono, così pigro come sono, eccetera, eccetera. Invece, è molto importante questo punto, che è credere in noi stessi. L'unica ragione per la quale Buddha insegnò tutto ciò che insegnò è perché noi siamo capaci di praticarlo. Per quale ragione nel mondo Buddha e tutti i maestri che sono venuti dopo avrebbero dovuto mantenere questo in un modo così prezioso e trasmetterlo, insegnarlo e scrivere tutto il resto?
Se noi non fossimo capaci di praticarlo, di usare questo nella nostra vita effettivamente, quale sarebbe l'utilità di tutto ciò? Riempire tanta carta con delle lettere, fare tutto un sistema filosofico, ma no. Perciò da questo nasce la quarta nobile verità, che viene chiamata il sentiero. In questo percorso del sentiero avviene, cerco di fare essere breve, principalmente nel seguente modo. Ok. Tre modi. Ok. Prima forma che c'è. Meglio ancora, un altro modo. Diciamo che il sentiero si divide in tre parti. Amare noi stessi, amare gli altri e avere una corretta visione della realtà. Questo è il percorso che dobbiamo fare. Prima di tutto dobbiamo imparare ad amare noi stessi. Ed amare se stessi vuol dire riconoscere ciò che mi fa bene e farlo. Riconoscere ciò che mi fa male ed abbandonarlo senza scuse. Non c'è tempo da perdere. La vita va troppo veloce per stare lì a dire sì, però sai, lo so che mi farebbe bene, però adesso non posso perché. Non ce n'è, non ci sono scuse. Quindi quello che io vedo e riconosco che veramente mi fa bene, devo farlo. Quello che io riconosco che mi fa male, devo abbandonarlo, senza scuse. Questo è amare se stessi. Che viene chiamato, nei termini della filosofia buddista, emergenza definitiva. Emergere definitivo, che sarebbe o se no viene chiamato come rinuncia. Rinuncia nel senso di rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza. Questo emergere definitivo vuol dire la determinazione totale di uscire dalla sofferenza. Questo è amare se stesso. Amare se stesso è quello che Buddha ha fatto prima di tutto, perché una delle qualità particolari che Buddha ha avuto, che pochi sono riusciti, è quella di non rassegnarsi con la sofferenza. Ah sì, se devo soffrire? No. Trova un modo per non soffrire. Ci deve essere. Quindi non si è rassegnato sul fatto, ah no, la sofferenza la faccio, tanto si deve soffrire. Troviamo il modo per cercare di nasconderci dalla sofferenza. No. Guardato, guardandosi negli occhi, ha detto come faccio per non soffrire? Quello. E questo è il primo passo, amare noi stessi. Quando si riesce ad amare se stessi, vedremo che siamo incompleti senza amare gli altri. Vediamo che siamo piccoli senza amare l'altro. Vediamo che la gioia, lo stato di soddisfazione, gioia che noi possiamo ottenere da fare e avere ciò che vogliamo per noi è nulla paragonata con la gioia e la soddisfazione che possiamo ottenere dando agli altri. Quindi l'amare l'altro è quando si arriva a uno stato di equilibrio, di non dualità, nel quale qualunque cosa che faccio per me lo sto facendo anche per gli altri, qualunque cosa che faccio per gli altri è anche per me. Amare le altre quando non c'è più questa differenza, questa è per me, questa è per le altre. Non c'è il concetto di faccio il sacrificio per aiutare l'altro. Quando sto facendo qualcosa per l'altro, lo sto facendo per me, mi dà gioia. E quando faccio qualcosa per me, è perché lo faccio per gli altri. Perché se io non sto bene, se io non ho la forza, se io non ho l'equilibrio, posso aiutare l'altro? No. Anche dal punto di vista più semplice, c'è una persona che è malata. Io la sto a servire, la sto ad aiutare. Se io stesso non so dedicare il mio tempo per dormire, per mangiare, per riposarmi, prima o poi saremo tutti e due malati. Perciò, quando mi trovo in una situazione di questo genere, il prendere cura di me stesso, dormire, mangiare, riposarmi, andare in un posto per creare un po' di spazio nella mente, quello che sia, sto facendo anche per l'altro. Perché se io non sto bene, non posso aiutare l'altro. Però noi spesso viviamo in questa sorta di dualità,
o me o gli altri. Invece amare l'altro è quando si va oltre questa dualità. E il terzo punto è la corretta visione della realtà. È quando noi non solo capiamo mentalmente, ma realizziamo profondamente dal nostro cuore che la realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente dalla realtà interna. Quindi andiamo a realizzare la nostra vera libertà, che è la libertà di scegliere come io voglio relazionarmi con il mondo. Perché l'unica differenza che esiste tra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione è il valore che io stesso vado ad attribuire. Nient'altro. Questa è l'unica differenza. Non è che c'è una differenza dell'oggetto in sé, della situazione in sé, della persona in sé. Ok? Perciò, questo sarebbe il terzo punto. Nello stesso modo, questo percorso avviene anche in tre modi diversi, ok? Partendo dal primo, ognuno di questi, diciamo. Per il primo principalmente, quello di amare noi stessi. Partiamo da quello che è quello sulla quale credo che la maggioranza di noi si trova, no? Prima di tutto, imparare a amare se stessi. Poi, non è per questo che non dobbiamo praticare amare le altre, non è per questo che non dobbiamo praticare la corretta visione della realtà. Però quello che accade in questo è che noi abbiamo, innanzitutto, riconosciamo prima che i nostri veleni mentali ci fanno male. Quindi all'inizio del percorso vogliamo, io non voglio più arrabbiarmi, non voglio più essere geloso, non voglio più questo o quell'altro. E qua ci sono tre vie per fare questo. Okay? Adesso vi spiego brevemente. La prima è quella di allontanarci dagli oggetti della rabbia, della gelosia, dell'invidia, dell'attaccamento, del desiderio. Perché? Perché io non voglio sentire quei sentimenti lì. Quindi quello che succede, io vedo che ho tanto desiderio verso l'acqua non la guardo neanche. Sto lontano dell'acqua. Perché? Perché io vedo che quel desiderio mi fa male, non c'ho voglia di sviluppare quel sentimento, perciò sto lontano. Vedo che c'ho rabbia della bottiglia, la bottiglia mi fa arrabbiare, quindi che faccio? Sto lontano dalla bottiglia. Okay? Non perché io so che la colpa è della bottiglia o è perché l'acqua che è quello che mi fa felice. Io so che il problema è il mio desiderio, è la mia rabbia, però non sono capace di gestire, quindi quello che faccio è che comunque creo distanze. Questa è la prima possibilità. Può andar bene come andar male. Va bene nel momento nel quale io sto lontano dalla bottiglia per tanto tempo, non la guardo, un giorno che sono davanti, ormai quel sentimento non c'è più. C'è il pericolo che non guardo la bottiglia e quando la vedo la strozzo. Ok? Perché quello che succede, tengo lontano da me l'oggetto di rabbia facendo finta che in quel modo la rabbia non c'è, però in realtà è solo nascosta. Ok? Sto lontano dall'oggetto di desiderio, non lo vedo, fa finta non lo ha, quando lo vedo salto addosso. Questo è un pericolo che c'è un po' di questo, ok? E per seguire questo percorso richiede una cosa lunga e allo stesso tempo richiede tanta moralità dal punto di vista di disciplina più che altro, ok? Ed è questo, per esempio, una parte del sentiero che vediamo nella tradizione Theravada del buddismo. Quando, per esempio, noi, no, questo già spiegato altre volte, in certe tradizioni si vede, per esempio, che il monaco non può neanche sfiorare una donna. E c'è gente che diventa serave e dice, ma perché? Cosa c'è di male nella donna? Mica impura che non la puoi toccare, eccetera, eccetera. Non c'entra nulla con questo. Il problema non è che la donna sia impura o ci sia qualcosa, no, il problema è che il desiderio non va bene. Il problema, in realtà, nel momento nel quale un monaco non tocca una donna, quello che sta dimostrando non è che la donna sia impura o qualcosa del genere, sta dimostrando che lui stesso non sa gestire il proprio desiderio. Quindi ha bisogno di essere lontano dall'oggetto di desiderio. È quello che avviene. Quindi quello che accade, e con questo, scusate, non è che volevo dire, ah no, guarda, questa è una cosa di debolezza, perché non può, no, questa è una scelta, è un percorso, che è quello di rimanere lontano dal proprio oggetto di desiderio, perché il desiderio è molto subdolo, fa finta di non esserci, poi entra in mille modi diversi,
quindi uno crea distanza dagli oggetti per non lasciarsi coinvolgere dal desiderio e dedicare la propria vita ad altro, ok? Da tutti gli oggetti di desiderio principalmente. Questo è un percorso. Il secondo percorso è quello invece di dire: ok, bottiglia mi fa arrabbiare, però la rabbia non mi fa bene. La rabbia è qualcosa che devo eliminare. E però quello che succede allo stesso tempo è: se la bottiglia mi fa arrabbiare è perché io rabbia dentro di me ce l'ho. Quindi è un'opportunità per vedere la rabbia che c'è dentro di me. È un'opportunità per farla venire fuori. Quindi io cosa faccio? Vado a fare il percorso di osservare il quanto la rabbia mi faccia male, la ragione per la quale non mi devo arrabbiare, il quanto la colpa non sia della bottiglia, ma in realtà sia della proiezione che io stesso sto creando, eccetera, eccetera, e vado ad allenarmi a stare davanti alla bottiglia e non arrabbiarmi. E ci sono diversi metodi per fare questo. Più difficile che allontanarmi dalla bottiglia, però più efficace. Il terzo metodo è quello invece di non solo essere davanti all'oggetto, ma invece di rifiutare l'energia della rabbia, perché qual è l'energia della rabbia? È quella della distruzione. Voglio distruggere ciò che io vedo che sia la causa della mia sofferenza. Invece di voler distruggere, io uso quell'energia a mio favore. In che modo? Direzionando questa energia di distruzione verso ciò che è la vera causa della sofferenza. Ossia, invece di direzionarlo verso la situazione, la persona, eccetera, io vado a vedere che cos'è che veramente mi fa soffrire, è la mia propria ignoranza, è il proprio egoismo. E quindi vado a dirigere l'energia di distruzione verso distruggere l'egoismo, distruggere l'ignoranza, distruggere l'avversione in se stessa. La stessa cosa per il desiderio. Che cos'è il desiderio? È quell'energia di voler ottenere ciò che mi farà felice. Quindi io direziono questo per verso ciò che veramente mi fa felice, e quindi che è uno stato interiore di equilibrio, eccetera, eccetera, e perciò vado a direzionare verso questa liberazione dalla sofferenza il mio proprio desiderio. Il primo percorso è quello che avviene nel sentiero Hinayana, il secondo nel sentiero Mahayana, il terzo nel sentiero Vajrayana, o il sentiero del Tantra, che è quello della trasformazione. Si trasforma l'energia del desiderio, si trasforma l'energia della rabbia e così via, nel sentiero verso l'illuminazione. Ok? Per concludere questo, che ho già parlato di più di quello che dovevo, è questo. Prima di tutto, dobbiamo riconoscere di essere malati. Secondo, da dove viene la nostra malattia? Quali sono le cause? Perché non basta sapere i sintomi. Io posso avere mal di testa, non basta prendere sempre la pillola per il mal di testa, magari c'è un problema al fegato. Che deriva da che cosa? Dal modo come mangio. E se non smetto di mangiare in quel modo lì, o di avere quei sentimenti lì, il mal di testa continuerà a tornare. Perciò io devo capire la causa, perché senza eliminare la causa non potrò eliminare il risultato. Perciò soffro, perché soffro? Terzo punto, devo credere nel mio potenziale di eliminare la sofferenza, devo credere nel mio potenziale di poter guarire, e quarto, devo seguire ciò che il medico mi dice di fare. No? Non è che si può guarire unicamente leggendo la prescrizione. Non è che vai dal medico, sai dottore, c'ho questo, c'ho quell'altro, eccetera. Certo, ti fanno una pena dei medici, perché vedono, sai, il paziente va là, si lamenta di questo, di quell'altro, che c'ha il dolore, c'ha questo, quell'altro. Il medico dice, ok, devi mangiare questo, devi fare esercizio, prende questa medicina, fai questo, quello, quell'altro. Torna dopo 3 mesi, dottore, c'ho male, hai fatto quello che ti ho detto? Sì, però sai, non l'ha fatto. Veramente, veramente non l'ha fatto. Ed è ovvio che ritorna con lo stesso problema. Quindi quello che accade è che per guarire si deve seguire la prescrizione che ci viene data. La buona notizia in tutto ciò per noi, quello che mi dà una grande gioia, è il fatto che se noi seguiamo bene la prescrizione che ci viene data, non è che ci vuole molto. Possiamo vedere i risultati in un modo molto veloce. Questo diversi di noi abbiamo già sperimentato. Non è una cosa perché l'ama, sai, no, ma è una cosa per tutti. Se noi cominciamo veramente
a concentrarci, ad amare noi stessi in un modo migliore, ad amare gli altri, a cambiare il modo come noi ci relazioniamo col mondo. È possibile ed è vicino a ognuno di noi. Ci sono tanti metodi per farli, tra i quali c'è anche la meditazione, che è importante. Ma come tutto, o io mi dedico o risultati non avrò. È inutile andare dal medico perché ho mal di schiena, perché mi siedo tutto storto, sto tutto il giorno davanti al computer seduto così. È chiaro che prima o poi diventa tutto teso e c'è mal di schiena e di qua e di là. È inutile che vado lì dall'osteopata che mi rimette a posto più o meno e dopo lì mi rimetto seduto tutto così. Non serve a molto. È chiaro che perché questo non avvenga, cosa devo fare? Devo andare lì, imparare a sedermi nel modo giusto, imparare a fare degli esercizi, perché non basta solo mettere a posto la schiena, dopo devo smettere di metterla in una situazione sbagliata. Non basta solo, sai, uno soffre, va lì e di là, a un certo punto, ah, ok, sono contento, sono soddisfatto, sono equilibrato, ok, però non fare più quello che ti toglie questo equilibrio, no? Perciò quello che accade è che dobbiamo seguire il percorso e abbiamo le nostre mani. E funziona, almeno io ci credo, nella mia esperienza funziona, sia per me sia per tanti altri, quindi questa è la cosa più importante, ok? Perciò alla fine dei conti, le quattro nobili verità non è una cosa di un concetto da capire, ma è qualcosa da vivere nella nostra propria vita quotidiana, ossia riconoscere, soffro, perché soffro, posso o non posso uscire da questo stato di sofferenza e se posso, in che modo? E perciò lo faccio, lo seguo. Perché io voglio guarire. Ok?